Buongiorno, oggi ci troviamo a Paganico, all'interno della struttura residenziale che denominiamo spesso i palazzi, e stiamo per presentarvi questo immobile. Allora, si trova al secondo piano, tutto su un unico livello. Vi faccio vedere. Purtroppo con il vento si richiude. Allora, questa è la porta d'ingresso. Entriamo, ci troviamo in questa situazione, vale a dire un soggiorno con camino. Allora, questa vediamo che è una finestra e a fianco abbiamo una porta finestra dalla quale si può uscire per andare sul balcone. Adesso questa qui, diciamo, usciamo dal lato della camera, vi faccio vedere. L'angolo cottura. Questa porta del bagno e porta d'ingresso. C'è una panoramica. Eccoci qui. Quindi, a fianco alla cucina abbiamo il bagno. Anch'esso finestrato, completo di tutto, giù in fondo lì abbiamo la doccia, attacchi per lavatrice e WC. Ok, il bagno è stato recentemente, diciamo, ristrutturato. Poi abbiamo la camera, camera matrimoniale con accesso sul balcone. Eccoci qui. Questa è la camera dalla quale si può uscire sul balcone dove ora andiamo. Vi volevo far vedere che vicino alla camera abbiamo anche un piccolo ripostiglio, purtroppo non abbiamo la luce, però è un piccolo ripostiglio dove fa comodo per mettere una dispensa, un ripostiglio comunque. E questo è proprio a fianco alla porta d'ingresso. Eccoci qua, proprio dietro. Una volta chiusa, eccoci qua. Questa è la visuale che abbiamo. Ok, siamo al secondo piano, qui c'è un cancello e si può salire sopra dove ci sono ulteriori appartamenti. Quindi usciamo sul balcone dalla finestra della camera. Questo che vi sto facendo vedere è il box caldaia perché avete visto dentro che ci sono gli elementi per il riscaldamento. Questa è la vista che abbiamo, qui abbiamo sopra il campo sportivo. La pineta, la sede comunale. Questo è il balcone che gira tutto intorno alla casa. Eccoci qui. E questo è l'abitato, una parte di abitato di Paganico. E se potete vedere in fondo si vede anche Monte Antuni. Proprio con questa vista vi lascio, ricordandovi che per ogni delucidazione trovate tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie, Franchi Immobiliare.